Carabinieri e il Comando Provinciale di Napoli hanno attuato un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di Giuseppe Robustelli e Charles Di Martino. Questi ultimi risultano essere gravemente indiziati dei reati di possesso e porto in luogo pubblico di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'indagine immediatamente scattata a seguito dell'attentato ai danni dell'attività commerciale Sfizzi di Pane Marigliano, ubicata al civico 77 di via Ferrara a Napoli. L'esplosione è avvenuta in piena pandemia nella notte del 20 aprile del 2020. La visione dei filmati della videosorveglianza ha permesso di individuare l'autovettura utilizzata da Robustelli e Di Martino per compiere il raid. Gli uomini indiziati erano stati anche sanzionati poche ore prima della deflagrazione a causa della violazione delle norme anti-Covid.